Ciao ragazze, oggi nuovo video e voglio mostrarvi le cose che ho preso da Essence e un pacchetto che mi è arrivato come vi ho già annunciato in un video precedente. E allora, il sito che in questione, vi faccio vedere prima le cose del sito, sì dai, che sono carine. Questa volta ovviamente sono rimasta molto colpita, naturalmente mi sono scritta tutto così vi dico. Allora, il sito in questione è Dress Lily, vi lascerò tutti i link qui sotto, il link al sito e ai vari prodotti. E vi scrivo anche vicino i prezzi. Allora, innanzitutto il pacco è partito il 14 febbraio ed è arrivato il 9 marzo, quindi ci ha messo meno di un mese, devo dire molto veloce, è arrivato tramite Poste Italiane, insomma, con la firma, insomma, raccomandata, credo si chiami, sì. E mi era stato dato un budget di, credo, 10-15 dollari, non mi ricordo, e sono rimasta molto soddisfatta. Ho scelto io le cose, ho scelto tutti gli accessori perché ho deciso che da questi siti è meglio concentrarsi sugli accessori, magari pennelli per il trucco piuttosto che vestiti, perché tanto non ci azzecco mai, quindi è inutile che ci provo. Allora, prima cosa, un paio di orecchini ho scelto. Allora, sul sito, quando aprite l'immagine, vedrete che i primi orecchini che vi capitano sono sul rosso e il nero. E c'è la possibilità di scegliere il colore, ma dice come la figura, oppure tipo più colori, non mi ricordo bene come dice. E io non avevo visto tutta la pagina sotto, se scendete sotto ci sono anche un altro colore, quindi tecnicamente io davo per scontato che mi sarebbero arrivati quelli neri rossi, anche perché non mi dava la scelta dei colori, e invece mi sono arrivati quest'altro colore, cosa che se io li avessi visti dal sito da solo avrei preferito questi perché mi piacciono molto di più come colore, sono bellissimi. Sono di base dorata e poi hanno questi pendenti qui che sono viola e poi hanno tutte queste perline sull'azzurro e sul viola, sono bellissimi, ancora non li ho mai usati ma sono veramente fantastici, molto più belli così secondo me che neri e rossi e sono contenta che mi siano arrivati questi, però ecco non so se adesso è un caso solo il mio o se decidano loro quali mandarvi, ecco questo non vi saprei dire, però ecco, a me tutti e due i colori piacciono quindi non... Anzi, ripeto, questi preferisco anche in vista dell'estate perché sono colori più estivi, secondo me. Forse il rosso e il nero erano un po' troppo pesanti. E questi vengono 3,32 dollari, quindi 3 euro così. Una collana che invece viene 4,90 dollari. Questa qui, questa non mi ricordo se c'era anche sul dorato, ma io comunque la volevo argentata. Questa anche è molto carina. È una di quelle collane abbastanza importanti che vanno da un po' di tempo. E prende a tutti questi ciondolini carinissimi con questi brillozzi fintissimi, naturalmente, però fatta anche abbastanza bene. E queste ha tutti questi cerchietti che si muovono, molto molto carina. E è fatta anche molto bene, sinceramente. Non l'ho ancora indossata per uscire, l'ho messa solo appunto per registrare uno o due video. È veramente carina. I brillantini sono anche, non sono graffiati, niente, quindi. Devo dire molto molto bella anche questa, con un bel maglioncino, con una magliettina, magari per la sera, è anche vagamente elegante. E poi ultima cosa che diciamo che era la cosa che bramavo di più, è per 5,44 dollari questo. Cioè è una cosa spaziale secondo me, naturalmente dipende dai gusti, di questo c'era in vari colori. Non avevo capito dalla foto che era elastico, perché ho un problema con queste cose elastici, perché ho il polso molto grosso, infatti mi sta proprio preciso, però insomma mi piace talmente tanto che. E c'è anche appunto in altri colori, tipo cambia lo sfondo io l'ho preso sul nero con questi fiori che sono verdi e rosa, e poi al centro ha questo teschio messicano che è fantastico, è una cosa bellissima, ci sono una marea di orologi, veramente se volete un orologio carino, questo è fatto anche abbastanza bene. Comunque non mi sembra poco stabile, quindi questo sito è la prima collaborazione che faccio se non sbaglio e mi è piaciuto tantissimo. E niente, quindi se vi interessa vi lascio qui sotto tutti quanti le informazioni. Passiamo ora agli acquisti da Essence, ho preso quattro cosine, ecco, niente di che. E sono andata alla Essence quella dietro Piazza Erneio, adesso non so dirvi la io perché non me ne intendo. Cerco di dirvi anche i prezzi, però non so. La sicuramente questo l'ho pagato 1,89 euro e ho ripreso un pennello d'eyeliner perché il mio ormai si era distrutto e io a parte ce l'ho talmente tanto tempo che non avevo neanche il colore nuovo. Eccolo qui, adesso è fucsia, io ce l'avevo ma a parte non so più dove sia. Eccolo, il mio si era tutto rotto e poi si era ormai sformato, infatti qua vedete c'era anche la colla. Il mio era questo sul blu viola, però insomma il pennello praticamente è lo stesso, cambia il colore. E mi serviva un pennello nuovo perché questo dell'Essence invece era molto per 1,89 euro, insomma l'ho trovato e c'erano tutti i pennelli, quindi c'erano quelli da viso, però già ce ne ho due di quelli di Essence, non mi servivano.
Poi per 2,89 euro ho preso il rossetto, perché io questi ancora non li avevo provati, sono quelli nuovi. E questo è il 15 Osso Matte, è un nude, ho voluto prendere. L'avevo preso uno a mia madre, però io ecco, non l'avevo utilizzato. Ed è anche quello che ho su oggi, però l'ho abbinato sempre all'Honey Bun. Ho visto delle matite labbra molto carine nuove, e magari con più calma poi ci tornerò. E appunto ho preso questo rossettino, poi lo proverò, insomma, e vi farò sapere. Fate conto, io adesso ho le labbra completamente screpolate che mi fanno un male atroce. Ed è questo, un bel nude, non so se dirvi che somiglia al Blanketti, ma non credo. Lo prendo, il Blanketti è più chiaro. Sì, no, non si assomiglia. Molto carino l'effetto, mi piace molto. Volevo un rossetto da tutti i giorni, così. Ve lo faccio vedere. Allora, questo è quello di Essence. È un pochino vira più sul rosa che sul beige. No, non si assomigliano. Cioè, non sono tutta questa grande differenza, ma non si assomigliano. Questo non è proprio quello di. Vabbè, questo qua di MAC è un Amplified, vabbè. E questo qua dice Osso Matte, non so se significa proprio o così opaco, però non è proprio opaco, 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 come può essere appunto il rossetto matte di MAC. È un non troppo lucido, ecco, definiamolo più così, però è molto carino ed è questo qui. Questo qua, quindi secondo me da giorno, adesso ripeto, ho la bocca così perché dopo l'influenza mi si è seccato tutto praticamente. E poi per 4,49 ho preso una cipria perché ho finito tutte le ciprie e poi le vedrete nel video dei prodotti finiti. E ho voluto provare questa che è la Stay All Day 12 Ore Long Lasting Powder e ho preso il 10 Matte Beige. Beh, spero di averla presa nella colorazione giusta. Eccola qua. È una cipria semplicissima, non mi sembra di averla mai provata, poi magari sì. Mi sembrava anche abbastanza coprente comunque, quindi mo, speriamo bene. Forse l'ho presa un po' chiara, ma vabbè, insomma, tanto non è che ne metta una quantità, non si vede comunque sta qui. Non è trasparente, è colorata, però non è che ne andrò a mettere chissà quanta, quindi non dovrei avere troppi problemi. E poi, l'ultima cosa è che ho finito i mascara, mi sono fatto, vabbè, mo sto da Essence, ne prendo uno, e per 4,19 euro ho preso questo, che ho visto da molte su YouTube, non mi ricordavo se era, se aveva avuto recensioni positive o negative, quindi ho fatto, vabbè, prendiamolo perché il packaging poi è splendido, ed è Lashes Princess Volume Mascara, e a parte che ha il tappino in silicone che è pucciosissimo, e poi ha tipo questo corsetto rialzato, molto carino, e questa è la... È lo scovolino, è fatto strano perché praticamente qua è normale, poi c'è una pancia mentre sotto è dritto. E non so, le setole non sembrano male. Adesso ho il mio perché stamattina, vabbè, ce n'avevo ancora un po' e l'ho usato. E questo mi sa che è quello di Essence che viene un pochino di più. E niente, ragazzi, io spero che se avete provato questo prodotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se c'è qualche altro mascara di Essence che va provato, io spero di avervi dato un po' di compagnia. Fatemi sapere cosa avete preferito di questo haul. Vi mando un bacione, al prossimo video.